Ciao a tutti, popolo del tubo, e bentornati in un nuovo video in questa bellissima serie Old Stream Farm. Ragazzi, è arrivato il giorno del pastone. Dobbiamo fare il pastone ai nostri maialetti. Come vedete, i nostri campi sono stracolmi di mais ed è arrivato il momentino di trebbiare, ragazzi. Quindi, per farlo, io ho intenzione di cambiare trebbia. Ormai sta trebbia ha fatto il suo tempo, quindi ragazzi, la vendo qua direttamente senza prendere il 20% dallo shop. È per questo che io non farò mai una lira su sto gioco, ci avrò sempre i debiti, però pazienza ragazzi. Ma soprattutto dobbiamo iniziare a comprare una trincea dove far fermentare appunto questo CCM, questa granella macinata che diventerà appunto pastone. Quindi iniziamo a mettere, io non mi ricordo dove stavano le trincee qua, mi sa su silos se stanno le trincee. Io ho scaricato questo qua che è piccolina e patatina e si trova bene qua dove prima c'erano tre trincee. Prima qua ce n'erano tre, ce n'era una così, una io per ottimizzare il tempo ce ne ho messe, no, lo spazio nel tempo ce ne ho messe solo una. Ok, vediamo de mette sta trincea. Perfetto, la trincea l'ho messa. 20.000 euro sono già andati via. Poi ragazzi, dobbiamo affittare il carro, ce lo facciamo portare qui con un costo superiore, però insomma la mod store delivery è sempre utile. Allora andiamo un pochino a vedere il raccoglimento che ci permette di fare il CCM, che è questo qua, CCM 1000, eccolo qua. Configurazione ruote, vabbè, pneumatici larghi, sì, dai, ok, lo affittiamo. Perfetto, dobbiamo affittare un pallet di addensante, diciamo il Luprosil. Diciamo, grazie a questo ci permette di fare più CCM, senza di questo ne produrremo di meno. Quindi compriamo anche una cosina adesso di Luprosil, penso che una ci basti. Iniziamo un pochettino ad avviare, ci basta il trattorino questo piccolo per avviare, ci basta il TM per avviare il mulino. Che andiamo dietro e carichiamo il Luprosil. Ok, il Luprosil, 1000 litri di Luprosil già caricati. Ok, a questo punto io direi di avvicinarci al campo, tanto poi passeremo di qua. Ok, perfetto, ho scorticato un po' un muro ma non succede nulla. Questo adesso un attimo lo possiamo spegnere, tanto non ci serve. E vediamo un po'. Allora, ovviamente per portare il CCM nel cosino ci basta un carro più piccolo, quindi direi che non ci serve proprio né il bestione Fender né il Valzelli. Possiamo tranquillamente farlo con il Class e il carro quello più piccolino, che adesso non mi ricordo dove ho. Ah, eccolo qua. Speriamo che non si è riempito delle tame. Un po', speriamo che non si è riempito delle tame, ragazzi, perché se si è riempito delle tame è un problemino. Eh sì, le tame, porca miseriuccia delle tame. Quindi facciamo una cosa, guarda, tanto ormai soldi per soldi, spesa per spesa, questa la lasciamo per il letame, ci compriamo un altro carro e facciamo prima, ce lo facciamo consegnare qua. Ok, ABCDE, vediamo un po' quale carretto possiamo comprare, quale carrettuccino e ciccinuccio possiamo comprare per scarica in trincea. Per scarica in trincea, raga, non ci serve grosso, capito? Ci basta un altro, io direi un altro di questo qua, dai, un altro di questo qua, perché tanto facciamo il colore verde, no, il colore verde questo, ecco, facciamo così perché se no, ok, perfetto, ci siamo capiti, perché se no, ok, questo va più che bene, facciamo dei piccoli viaggettini in trincea, tanto, capito, poi questo lo carichiamo dal molino portatile lì. Quindi va bene così, ok. E avviciniamo al campo pure questo. Oh, mo ragazzi, io direi che è arrivato il momento di fare un altro mega prestito. Qui ci abbiamo tipo di debito, tantissimi mila euro di debiti, però grazie al cielo ci abbiamo un sacco di produzioni, un sacco di cose, quindi sicuramente
i soldi non ci mancano, non ci mancano. Ad esempio, andiamo a vedere se abbiamo del compost pronto. Vediamo un po' la macchina del compost. No, qual è la macchina del compost? Ecco qua, vediamo un attimino la macchina del compost. Se abbiamo del compost da andare a vendere, così intanto ci ammortizziamo qualche spesa. Non tanto, abbiamo finito l'erba dentro. Vabbè, sono tutti i lavori questi che devo fare off camera. Quindi torniamo in farm e ci facciamo portare la trebbia direttamente qua. La nuova trebbia. Io, ragazzi, pensavo di iniziare con. Che ho fatto? Veicoli. Trebbie. Ok, io pensavo di iniziare, ragazzi, con la Dominator. Tanto bellina, tanto patatina, 139.000 euro, ce la possiamo pure permettere, con la rispettiva lametta da mais, con la rispettiva lametta da mais, che è questa qui, patatina, la Corio. Come non ho abbastanza soldi? Quanto cacchio costa la lama Corio? Scusa, 63.000 euro, porca miseria, bisogna prendere qualche soldino, bisogna farci da... Ammazza quanto costa sta lama, e che è, la lama d'oro? Fammi c'è da qualche euretto, ok. Mamma mia, raga, quanti debiti sto a fa. Quanti debiti sto a fa su sta serie. Non giocate come me, ragazzi. Giocate più con la capoccia. Io sto a giocare proprio col coso di tipo, io compro a quello, io compro a quell'altro. Però che bella la Dominator. Ok, adesso andremo a trebbiare con la Dominator. Che spettacolo, ragazzi. Che spettacolo. Ok, andiamo. Andiamo, qui ho chiuso tutto, chiusa strada. Ok, dai, dai, che gliela fai, Robby, dai, che gliela fai. Io direi di iniziare da qua, ragazzi. Iniziamo da qua perché gli facciamo la testata. Facciamo un paio di giri di testata. Sì, lo so, devo prima di spiegare la lama. La abbasso, la accendo. Che spettacolo! Guardate la lama, guardate le lamette. Che bellezza, ragazzi, che bellezza. Ah, non ho dispiegato la metitrebbia, ok. Ce la faremo, accenne. Ok, accesa. E via, raga, via. Si parte con la Dominator. Ho letto di qualcuno che polemizza un po', non vuole comprare sto DLC. Fate un po' come vi pare, raga. Però veramente io dico ebbe. Ebbè, anche se ovviamente con i campi in salita così, con questi pezzi in salita, la nostra Dominator un po' fatica. Ok, raga, ho capito l'errore, ho capito l'errore, ho capito l'errore. Prima non andate nei commenti a scriverlo, ho capito l'errore. Non era la lama sua, quella era la lama per la Tucano. Purtroppo a volte quando registro, ovviamente tenendo sott'occhio due monitor, tenendo sott'occhio se sta registrando l'audio, dovendo anche parlare, quindi essendo distratto di mio, non mi accorgo spesso delle descrizioni, delle cose, c'era scritto. Ho messo un attimo pausa, mi sono calmato un attimo, ho cercato di capire quale fosse il problema e avevo messo la lama che non era sua. Eppure io pensavo che ci fosse una lama, una spannocchiatrice nella mod per la Dominator. Ero straconvinto che ci fosse una lama per tutta classe. Invece no, ragazzi, invece pare che non ci sia, perché ho dovuto comprare questa qua standard del gioco, questa qua che si monta anche sulla TX. Quindi mi dispiace che non abbiano messo una lametta, porca miseria, però vabbè, dai, vabbè, ci accontentiamo lo stesso, come si dice qua, noi siamo de bocca bona, siamo de bocca bona e ci accontentiamo lo stesso. Allora, passiamo di qua, così, perfetto. Ok, purtroppo a volte salta qualche pannocchietta perché su sta mappa ci vorrebbe un'auto, come si dice, un'auto livellante, ci vorrebbe come il pane. Purtroppo non c'è e quindi un si fa nulla, un si fa nulla, ragazzi. Come sentite, ragazzi, purtroppo ho dei problemi alla gola, ho dei problemi alla voce. Purtroppo adesso ho capito perché ho sempre questi problemi alla gola. È praticamente troppo sforzo, perché comunque due video al giorno su YouTube e tante ore di live su Twitch alla settimana, più il sabato sera, come sapete, io, per chi non lo sa, faccio il cantante in un locale, canto, e quindi la voce è veramente tanto 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 usurata e sotto sforzo. Quindi se qualche video come oggi mi dovete sentire un pochino più moscio, un pochino più spento, ecco, sappiate che è un problema proprio di sforzo di voce, ed è per questo che a volte sono un po' svuociato, svuociato, insomma, spero che mi capirete. Ok,
Finiamo qua. Vai, 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 signora Tucano. Qui mi sa che gli faccio, ecco, gli faccio la testata, il bordino. Ok, dove vai? No, però non è possibile. Però, raga, veramente sono troppo in pendenza sti campi. Troppo, troppo, troppo in pendenza. Veramente troppo. E non ci sono le trebbie adatte, non ci sono le apparecchiature adatte per la pendenza. Ok. Siamo al 30% di già di mais, ragazzi. Secondo me ne faremo veramente un botto. Ovviamente io poi vi farò vedere solo una parte della lavorazione che penso di finire questa sera in live su Twitch. Non so perché ho messo l'operaio. Vi ricordo, ragazzi, che tutte le sere sono in live su Twitch, quindi magari se volete venire, mi trovate lì. A volte sono in live anche di mattina. Dipende un attimino da come sto, dal tempo per registrare video. Insomma, a volte mi trovate anche di mattina, ma comunque di sera mi ci trovate sempre. Quindi, ragazzi, non porto sempre farming, ovviamente, perché su Twitch non voglio fare come su YouTube, che faccio solo un canale quasi di farming. Su Twitch voglio fare una cosa più varia. Però, insomma, se volete, spesso porto anche farming, anche spesso e volentieri, direi. Allora, praticamente adesso dobbiamo finire di riempirci e poi iniziare a fare i primi scarichi, diciamo, nel mulino, che poi macinerà questa granella e la farà diventare una specie di farinaccio che poi noi dovremo buttare in trincea, far fermentare per darla poi ai nostri maiali, perché poi, ragazzi, cominceremo la produzione dei prosciutti. Ragazzi, prosciutti biologici Robby Mello 81, i migliori prosciutti d'Italia, possiamo dire, diventeranno i prosciutti più buoni d'Italia. Quindi, ragazzi, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Adesso non c'ho una lira per avviare, però insomma, intanto sti maiali li famo magnali, li famo ingrassare. Poi nelle prossime puntate sicuramente. Sicuramente, sicuramente. Quante volte ho detto sicuramente? Un po' troppe. Guardate, mamma mia. Poi sta Dominator la sente tutta la pendenza, veramente la sente tutta. Si sente che un po' è affaticata sulle pendenze. Ok. Perfettino. Ok. Vabbè, raga, faccio un taglio e aspetto che mi si riempi la cosina. Allora, amici, apro il pippolino perché ormai ci siamo, vedete, il primo carico l'ho fatto. Allora, apriamo il pippolino, così vengo sotto col cosino, un attimo, col carrettino. Intanto anche qui apro il pippoletto pure qui, così iniziamo a scaricare il CCM nella trincea. Allora, andiamo sotto, faccio così. Ed ecco fatto, ragazzi, il nostro mulino ha già cominciato a macinare il grano. Adesso noi saliamo sul nostro class, il class lo usiamo per fare su e giù verso la trincea. Ci mettiamo sotto. Ecco qua, ragazzi, e come vedete, no, ecco, aspetta, mi metto meglio. Come vedete, ragazzi, sta uscendo il CCM grezzo, cioè non fermentato. Buono, buono così, ragazzi. Vedete che con un pieno di Dominator stiamo quasi facendo il doppio di CCM. Quindi, per farvi capire quanto conta poi in realtà come si chiama, quel cosino che ci abbiamo messo, quell'addensante. Un attimo che adesso continuo perché sennò l'operaio me lo ha pestorto. Okay, e poi cerco di metterlo in una fila dritta, perché quando proprio, se proprio non potete far meno di mettere l'operaio, perlomeno mettetelo in una fila dritta. Ok, guardate, come sto per fare io, guardate, va drizzate, ecco, e mettete l'operaio sulla fila dritta. Bene o male vi va dritto. E noi andiamo verso la trincea, ragazzi, andiamo verso la trincea, andiamo a preparare per ricevere il CCM. Ok, così.
Ok, allora entriamo nella trincea, apriamo l'F1 così controlliamo che facciamo le cose fatte bene. A noi serve non Pula, vedete adesso c'è scritto Pula, ma serve il CCM. Ok, perfetto, adesso la trincea è preparata per ricevere CCM. Lo mettiamo più dietro possibile, che poi dovremo pure compattarlo, ovviamente. Ok, aspetta, così, ok. Sperando che non siano buggate queste trincee, lo scaricate dal modhub ufficiale. Però non mi pare che siano buggate perché non sta uscendo niente, è già un buon segno. Ok, perfetto. Primo scarico di CCM è pronto. Ok, ritorniamo al campo. Perfettissimo. Ritorniamo al molino, al nostro molino portatile. Ci mettiamo qua. Adesso noi con il molino andiamo sotto la trebbia. Così ragazzi ci riempiamo un'altra volta. Questo, oh, pare che abbia fatto, ho lasciato qualche ciuffino, però tutto sommato pare che abbia fatto le cose fatto bene. Prendiamo un altro po' di, guardate, con il 10% di Luprosil ci ha fatto quasi 10.000 litri di, oh, un attimo, perché sennò qui facciamo i danni. Ok, perfetto, scarica compà, scarica. Ok, facciamo scarica altro mais. Buono, buono raga. Questa operazione, certo, in multiplayer l'operazione sarebbe più veloce. Povero Robertino deve giocare da solo, però insomma, dai, va bene così. Io penso che con tre campi, con il Luprosil che ci aumenta la quantità di prodotto, credo proprio, ragazzi, che faremo un bel po' di soldini, un bel po' di CCM. Credo proprio che ne faremo un bel po'. Ok, continuiamo a mettere l'operaio. Non so come lavorerà l'operaio su sto campo, però insomma, continuiamo a mettere l'operaio. Io continuo intanto ad avvicinarmi e andargli dietro col molino qua, nella speranza che lui faccia le cosette fatte bene. Credo che sia una speranza un po' vana, però insomma, ci si prova sempre. E allora, ragazzuoli, ho finito il primo campo, eccolo qua. Adesso apro il pippolino, me ne vado, l'ho fatto da solo perché l'operaio non vi dico come stava a lavorare. Ok, andiamo a fare un altro pieno al nostro molino, cioè pieno. In realtà qua per fare il pieno ci vorrebbero 800 milioni di campi, però perché c'è abbastanza capienza, sia sto molino che, ok. Mettiamoci sotto, piano, questa non credo che sia la via giusta. Un attimino, mettiamoci sotto così. Ok, perfetto. Quindi c'è un altro pieno di trebbietta. Oddio, non è proprio piena piena, però io intanto vado dietro con il mio cosino. Aspetta, aspetta. Ok. Perfetto, ci rifacciamo il pieno di CCM Rove. Mamma mia, è pochina, però vabbè, un po' alla volta, un po' alla volta. Cerchiamo di riempire il tutto. Vedrete che nella prossima puntata vedrete già la trincea bella che piena, strabordante di ottimo CCM da dare ai nostri maialetti. Ok, ragazzi, io di più oggi con la mia voce non posso fare, quindi vi ringrazio di essere arrivati fino a questo momento, di essere arrivati fino a qua. Come al solito ringrazio i miei amici abbonati che sono l'anima del canale e mi consentono di andare avanti un giorno in più, di fare quello che faccio. Quindi grazie amici abbonati. Se anche voi volete sostenermi, trovate in descrizione il link per abbonarvi o per fare una piccola donazione libera. Detto questo, vi ricordo che in descrizione ci sono tutti i miei social, che questa sera vi aspetto in live su Twitch. Noi ragazzi ci vediamo al prossimo video. Ciao!